Logos Web Radio. Ciao a tutti amici, oggi vi parleremo di Fase Reg, che dal 29 maggio al 12 luglio ha messo in rete i centri giovanili del distretto di Casalecchio. Eventi pomeridiani e serali all'insegna della musica, del gioco e della creatività, una grande estate pensata per i giovani. Giorgia Simoni, del coordinamento pedagogico alle politiche giovanili del comune di Zola Predosa, e Valentina Guidotti, dell'associazione Girotondo, educatrice di strada del centro giovanile Torrazza di Zola, ci spiegheranno nel dettaglio questa iniziativa. Che cos'è Fase Reg? Fase Reg è una rassegna di eventi rivolti ai giovani di tutti i comuni del distretto di Casalecchio. Ed è praticamente una programmazione che abbiamo fatto insieme ai diversi centri giovanili dell'educativa di strada, che contiene tutta una serie di iniziative realizzate sul territorio. Perché è nata? È nata con la volontà di creare una rete fra i centri giovanili e le iniziative che ci sono nel territorio, quindi creare un cartellone comune di tutte le varie iniziative rivolte ai giovani e anche realizzate dai giovani stessi dei territori, quindi iniziative in cui i giovani hanno un ruolo attivo e da protagonisti. Dal 29 maggio, data di inizio, com'è andata? C'è stata partecipazione? Io, essendo del coordinamento pedagogico e politiche giovanili del comune di Zola Predosa, vi posso dire quello che c'è stato a Zola, e noi abbiamo fatto un'iniziativa allo spazio di aggregazione che è stata molto partecipata. Era la festa finale dello spazio di aggregazione in cui abbiamo coinvolto anche la polizia municipale e i ragazzi, e c'è stata una specie di esposizione di motorini e poi dopo una festa, ed è stato anche un momento per coinvolgere altri servizi comunali e utilizzare un'iniziativa che aveva un tema molto caro ai ragazzi anche a scopo educativo, per parlare con la polizia e creare anche un legame fra loro un po' più informale di quello che magari si ha di solito quando si incontrano per strada, perché hanno commesso delle infrazioni, e quindi è stato un momento secondo me molto utile. Poi abbiamo organizzato altre fiere, la fiera di Ponteronca e la fiera di Zola, e ve ne parla Valentina. Ciao, noi abbiamo organizzato la fiera di Ponteronca a giugno, il 27 e il 28 giugno. Abbiamo approfittato di questo spazio per presentare tutti i laboratori che abbiamo fatto durante l'anno. Quindi c'erano i DJ e i ballerini di break dance, questo al sabato, e alla domenica si è aggiunto a tutto questo anche il laboratorio di writing. La fiera di Zola Predosa invece c'è stata l'11 e il 12 luglio, e abbiamo chiamato un gruppo di ragazzi che vengono a suonare nella nostra sala prove, Nemici del Barbiere, quindi un gruppo emergente, mentre la domenica abbiamo dato spazio ai nostri freestyle e hanno fatto un contest gestito da Chiodo e si sono divertiti molto. Devo dire che siamo rimasti contentissimi perché abbiamo visto i nostri ragazzi mettersi in gioco davanti ad un pubblico, e in questo ruolo si sono trovati fin troppo bene, e ci ha permesso questo anche di conoscere meglio Ponteronca, i negozianti di Ponteronca, gli adulti anche di Ponteronca, che ci hanno offerto il loro spazio. Tanto che i ragazzi del laboratorio di writing hanno disegnato dei pannelli che poi sono stati donati alla lavanderia di Ponteronca. E quindi si è creata una relazione che ci permetterà poi durante l'anno di fare altri lavori per loro, e quindi di mantenere questa rete di relazioni tra giovani e adulti. Ci sarà una nuova edizione il prossimo anno di Fase Reg? Sì, nel senso che speriamo che ci siano i fondi per continuare a presentare delle iniziative comuni. Comunque stiamo andando in questa direzione con le politiche giovanili, nel senso che uno degli obiettivi della provincia di Bologna e anche del distretto è quello di cercare di mettere sempre più in rete i centri per far circuitare i ragazzi e creare delle iniziative comuni a cui tutti possano partecipare. Grazie mille ragazze. Grazie anche a tutti voi per l'ascolto, un saluto da Giada Emanuela, Blogos Web Radio www.ilblogos.it.